Buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito. Per me, forse per l'istituto, insomma, la prima volta che ci vede qui insieme a voi, insieme agli assistenti sociali. Assistenti sociali che devo dire in questi ultimi due anni ho praticato molto. La mia direzione, che si occupa di credito e welfare, quindi ha lanciato un progetto a partire da qualche anno che ha avuto lo sviluppo in questi ultimi due anni, che è il progetto Onkar Prem, che molti assistenti che sono qui, molti sicuramente conoscono, e che praticamente vede coinvolto su tutto il territorio nazionale 400 ambiti territoriali. Questi 400 ambiti territoriali, devo dire, hanno partorito assieme a noi questo progetto, che nasce con le finanze messe a disposizione, ricordo sempre, dai dipendenti pubblici, perché nasce quando ancora esisteva l'INPDA, prima dell'incorporazione di questo progetto, e lo 0,35 che mensilmente i dipendenti pubblici trattengono sulla busta paga serve a finanziare tutta una serie di attività che sono finalizzate al credito e al welfare. Sul welfare l'istituto spende 240 milioni quest'anno. Di questi 240 milioni, 100 milioni sono dovuti a questo progetto, che vede coinvolti praticamente 400 ambiti territoriali, che vede, devo dire, ha dato anche 12.000 posti di lavoro. Questo è non dico che sono praticamente nati 12.000, sono, diciamo, 12.000 posti di lavoro, in questo caso erano le badanti, quindi nuovi contratti che non esistevano, quindi tra nuovi e sono emersi, quindi sono 12.000 posti di lavoro, che in un momento storico come questo trovo che sia molto importante. Perché importanti? Sono stati fondamentali per noi gli assistenti sociali, perché senza di loro questo progetto forse non poteva nascere, perché proprio grazie alla loro esperienza, grazie al confronto continuo che abbiamo avuto sul territorio, perché questo progetto è nato sul territorio, ha potuto prendere vita. Questo tipo di attività ha portato per quest'anno anche a finanziare dei corsi di aggiornamento, perché una delle cose che ci è stato chiesto più volte sul territorio dagli assistenti sociali era la formazione, e quindi si è investito anche sul discorso della formazione degli assistenti. Sono moltissimi quest'anno i progetti dei corsi di aggiornamento, hanno raggiunto il numero quasi di 500 corsi di aggiornamento, che vede coinvolte moltissimi assistenti sociali. Io vi propongo di utilizzare anche per il prossimo anno questo strumento, e magari anche finalizzare per coloro che oggi iniziano l'attività, che quindi stanno studiando, qui c'erano dei rappresentanti delle università, la possibilità anche di finanziarvi dei master dedicati a questo tipo di attività, quindi finalizzando sempre di più, perché la nostra attività ovviamente queste risorse sono destinate a questo tipo di attività. Il decreto che ha visto la nascita di questo tipo di attività del 97 è proprio finalizzato al credito e al sociale, all'attività sociale. Quindi ritengo che in un momento storico come questo sia fondamentale, anche se la nostra è chiaro che è una goccia, però voglio dire, questa goccia può sicuramente servire ad aiutare il paese in un momento come questo. Quindi noi, la mia ruota qui, e quindi oltre che ringraziarvi per l'aiuto che ci avete dato in questi due anni, e anche il sostegno che noi vorremmo dare alla vostra attività, perché il discorso della rete, una dottoressa Pesarin prima parlava del pescatore e della rete, e che quindi se i nodi della rete poi non tengono, no, la rete si scioglie. Quindi ecco, noi vorremmo essere parte di questa rete, e di essere che il nodo che noi possiamo stringere sia un nodo che sia determinante all'interno della rete, appunto. Va bene, vi ringrazio, non vi do più tempo, so che sono molti.